cosa che funziona tanto nei... Perché ridi? No, sto facendo una domanda seria. Dimmi. No, sto facendo una domanda seria. Sì, scusa. Una cosa che secondo me funziona tanto nei The Jekyll è il... Le generazioni si riconoscono un po' in quello che raccontano Ciro, Fru... Tu quanti anni hai meno? Io ho 24, loro? Quindi ho 13 anni in meno. E quello che dicono loro quando propongono uno sketch, potremmo fare uno sketch su Dragon Ball. Allora, è un problema... per caso mi stai dando un'imbeccata per fare un pezzo lì che ho preparato sullo scontro generazionale? Hai un pezzo su questo argomento? Ora mi è venuto, sì. Ma Aurora, posso? Sinceramente, no, scusate, posso? Aspetta. Aurora, ma secondo te? Sì. Io lo sapevo, avrei mai potuto dimenticarmi di questa cosa, sinceramente. Secondo me sinceramente. Ce l'avevi, guarda. C'era qua. Aurora Leone! Mi spiego, io ho 24 anni e mi sento proprio in mezzo a due generazioni. Da una parte ho i miei amici ventenni, i miei coetanei che stanno ancora studiando, che si sono appena laureati. Insomma, quelli che stanno ancora decidendo che cosa fare nella loro vita. Dall'altra parte invece ho gli amici dell'ufficio, no? I miei colleghi tra i 30 e i 40 anni, alcuni di loro sposati, con figli. Insomma, quelli che si sono già pentiti di quello che hanno fatto nella loro vita. E io... Ah, un applauso ai pentimenti, facciamo! Hanno sbagliato! E vi spiego, io frequento entrambe le generazioni e io mi ritrovo a fare cose strane, assurde. Cioè, io tipo esco con le persone che si portano i figli. Cioè, per carità, nessun problema, mi piacciono i bambini. L'unico problema per me è quando facciamo gli aperitivi. Aurora, scusami, potresti lasciare pizzette e patatine ai bambini, per piacere? Ma tu sei pazza! Cioè, io pizzette e patatine ai bambini, ma solo il pensiero mi fa impazzire. Vi spiego perché, cioè, io amo gli aperitivi, no? Però l'incubo per me comincia quando mettono il tagliere in mezzo. Io da quel momento non mi concentro più sul discorso. Io mi concentro solo sul tagliere. E la cosa peggiore che un essere umano possa fare nella vita è mettere sul tagliere un quantitativo di stuzzichini per tipo che non corrisponde al numero dei presenti, no? La voce del popolo. Cioè, scusate, ma se noi siamo 5, no? Perché mi porti 3 bruschette al pomodoro, 2 ai friarielli, poi belle e buono, 4 pizzette e 6 cazzarelli col wurstel? Cioè, fai 5 per tipo, no? Così io mi rilasso, posso chiacchierare. No, invece no, i miei amici parlano. Io guardo solo il tagliere. Scusate, quando si parla di cibo io proprio impazzisco. Comunque, dicevo, io passo molto tempo con i 30-40 anni e sento un salto generazionale immenso. Questa loro ossessione per gli anni 90, eh? Sì! I videogiochi! Sì! Il Walkman! Beh. Il Festival Bar! Sì! I film! Questa loro ossessione per la fantascienza! Alien, Matrix, Terminator! Questa passione per le cose che ti escono dalla pancia! Per le mitragliate, per le corse, i salti, sta gente che corre a tutte parti, stanno là sul pavimento, sui tetti, sulle pareti, sul soffitto. E tu stai là e dici, ma quando finisce questo inseguimento? E loro ti dicono, ma come? Quella è la parte più bella del film. E io faccio queste serate con i 30-40 anni che mi citano continuamente Ken. Io pensavo che no, il marito di Barbie, cioè ci hanno fatto pure il film, mo no, facevo pure le battute brutte, tipo quello Ken non dire niente, quello Ken è bello ma non abballa, quello Ken in realtà Kent, e loro mi dicevano, Auro, ma che stai dicendo, Ken il guerriero, e io tra me e me pensavo, ma chi cazzo è Ken il guerriero? Che, per carità, cioè, ignoranza mia, assolutamente, cioè, poi me l'hanno spiegato, è che a me manca proprio un pezzo di cultura, la cultura manga,
Vorrei dire, però mi manca un pezzo di cultura, ma loro toccano il fondo quando andiamo a cena fuori, sempre, vi giuro. Arriva il cameriere e dice, sono 30 euro a testa. Vi giuro, ci deve sempre essere qualcuno che a un certo punto dice, ah, facciami 60.000 lire. E comunque, poi io, cosa succede? Cioè, quando esco con loro, mi sento piccola. Poi esco con i miei coetanei e mi trattano come se io fossi più grande. Auro, tu ormai lavori, tra un po' ti sposi, prendi casa, fai figli, yo! E io mi sento un po' e un po'. Mi sento metà e metà. Mi sento Balto, che non è cane e non è lupo. Sa solo quello che non è. E può capitare che alle volte magari mi abbatto perché penso che non si torna più indietro, che il tempo passa troppo in fretta. Poi un giorno ho letto una frase. Nei momenti difficili rivolgiti al cielo e pensa al suo azzurro. Per quanto nuvoloso possa essere, sopra le nuvole il cielo è sempre azzurro. Ho detto, ma è bellissima questa frase. Ma chi l'ha detta? Chi è riuscito a scavare così profondamente nella mia anima? Questa frase... Volete sapere chi l'ha detta? Kenny il Guerriero. Brava. Perché Kenny il Guerriero non sbaglia mai! Non sbaglia mai! Grazie mille! Ciao, Aurora, fate un grandissimo applauso ad Aurora Leone!